Questa è la stanza di Corto Maltese di Coatesa e qui in questa stanza, la stanza che dà sul Tiglio, c'è una parte dei nostri libri di storia, in particolare la storia antica e tutto il Rinascimento, il 500, il 600, il 700, l'800, gran parte del 900. I libri invece di sociologia storica o di filosofia della storia sono a Como perché mi servono per lavoro. Quindi questa è la zona, ripeto, stanza di Corto Maltese e sono i libri di storia. Ma oltre ai libri di storia, in questo angoluccio là in fondo ci sono anche dei libri di fumetti artistici, fumetti d'autore, diciamo. Ecco, quindi c'è ovviamente Corto Maltese. Ho messo anche tutti i libri di Stephen King perché sono tanti e avevo bisogno di uno scaffale solo per lui, visto che occupa solo lui, occupa un paio di scaffali, quindi sono i libri di Stephen King. Quell'angolo in fondo a destra, guardando sulla destra, poi c'è l'uscita sulla stanza del Tiglio. E comunque, prevalentemente qui dentro ci sono un paio di scaffali piuttosto grandi con i libri di storia. Qua ci sono anche alcuni gialli, anche questi che non sapevo dove mettere, alcuni libri di erotismo che sono messi lì, il dizionario dell'erotismo, i libri di questi fumetti erotici boh, non mi ricordo già più come si chiama, Cavannà, importantissimo, Le avventure di Dio, preso in Francia, quando ero andato in Francia, sto perché cominciano i libri di storia. Storia antica, appunto. Lassù in alto sono in ordine il 500, quindi sono tutti vari libri antologici per secoli, diciamo il 600, il Rinascimento, il 700, quindi l'Illuminismo, naturalmente anche in filosofia, qui è prevalentemente la parte storica, e i dizionari di storia, alcuni, non tutti, alcuni sono a Como, ma sono tante le cronologie, cronologie universali, cronologie particolari. Anche questa è la parte cronologica a molti libri. Qui la cipolla, lo storico dell'economia cipolla, tutti i libri sono qua, quindi poi arriviamo più avanti, quindi l'Ottocento, anche qui sono tutti disponibili e molto accessibili i libri per secoli sull'Ottocento, quindi qui ancora dei fumetti, diciamo, d'autore. Sono in ballo, sono in basso, negli scaffali in basso, perché poi appunto i libri vengono messi un po' anche a seconda delle disponibilità degli spazi, ecco per quale motivo ci sono queste mescolanze, ma noi sappiamo dove mettere in mano quando il bene. L'importante è che i libri siano disponibili e accessibili. Questo è lo scaffale del Novecento, quindi questa è la stanza, qua sono io che mi rispecchio dentro, lì dietro si vede il Tiglio. Sopra in questo specchio c'è questo riflesso, ripeto ancora lo scaffale del Novecento lì a sinistra. E qua cominciamo il Candeloro, tutti i libri della storia d'Italia, il Candeloro studiati sulla branda servizio militare, storia d'Italia, e questa tutto quanto è l'importantissima storia d'Italia, degli italiani giurando per caccia, letteratura molto importante sempre degli anni 70-80. Libri più divulgativi come quelli di Enzo Biagi, c'è anche un solo pochissimo, sono un libro di Montanelli divulgativo ma interessante, credo sul Medioevo, la rivoluzione industriale, tutti i libri sul Novecento, ecco, sono qui disponibili anche qui tantissimi testi antologici sul Novecento. Alcune biografie di storia politica importanti, Kennedy, Tony Blair, Churchill, c'è tutto uno scaffale invece dell'attacco all'Occidente degli islamici, quindi il Battaglione Rabia, la fondamentale Oriana Fallaci, la battaglia di Lepanto, insomma tutti questi tentativi degli islamici di invadere l'Europa, sono l'11 settembre. C'è una biblioteca piuttosto ampia su questo sottovalutatissimo tema di quello che vogliono fare del mondo gli islamici. Naturalmente gli islamici stanno benissimo vicino ai fascisti, stanno benissimo vicino ai nazisti, al nazismo, ai totalitarismi,
qual è la seconda guerra mondiale, sempre nello scaffale del Novecento, il secolo breve, tutto il tema del secolo breve, la storia del Partito Comunista di Speriano, l'ideologia violenta dello stragismo, delle Brigate Rosse, tantissimi libri sul nazismo. Ovviamente quelli di Nolte, tutti i temi della persecuzione degli ebrei sono tutti disponibili nello scaffale del Novecento. Poi invece c'è la scaffale della storia antica, quindi la Grecia, sempre più storia che filosofia, Roma, la storia romana, sono tutti disponibili nello scaffale in alto, nello scaffale della storia che abbiamo a Quattesa. Sono veramente anche lì tanti libri, le eresie, tanti libri di storia che sono tutti, essendo tutti classificati nel mio database, sono accessibili, disponibili, soprattutto, ripeto, con questo criterio della costola il più possibile a disposizione. Insomma, i libri, anche se sono in doppia fila, non debbono essere nascosti. Qua si vede lo scorcio della libreria di Corto Maltese, qui lo scaffale appunto del 700, 800, 900 ed 800 che abbiamo visto prima. Lì si vede sulla destra l'uscita sui tigli. Qua è una veduta complessiva della stanza di Corto Maltese, in cui ci sono i libri di storia, ma anche i fumetti. Poi vedremo, ci sono anche i libri della letteratura inglese ed americana. Diciamo che la stanza di Corto Maltese